Dalle pagine del settimanale Sono, diretto da Alessandro Banchero, arrivano le prime parole di Tina Cipollari dopo il bacio tra l'ex marito Chico Anelli e la professoressa Ambra Lombardo. L'opinionista di Uomini e Donne racconta che a restare maggiormente colpito dall'avvicinamento tra i due sarebbe stato uno dei suoi figli. Mamma, non pensi di tornare con papà? Sarebbe bellissimo, le avrebbe chiesto, scatenando nella madre una confusione comprensibile. Dentro di me pensavo che avrei voluto rispondere di sì, ma proprio non ci riuscivo. Chico e io eravamo entrambi stanchi. A mio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande. Tina aveva pubblicamente dato la sua benedizione al rapporto tra Chico e Ambra, eppure adesso pare tentennare. L'ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita, ma nella casa del Grande Fratello è tutto amplificato. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po' strano vederlo alle prese con un'altra storia d'amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Chico non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella, ma non sarà mai come Tina Cipollari. Convinta di uscire vincitrice dal confronto, aggiunge: non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Chico da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare. Va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina. L'enorme affetto nei confronti dei suoi ex, però, si scontrerebbe con la realtà e con il rapporto con Vincenzo Ferrara, suo attuale compagno. Proprio a proposito del ristoratore fiorentino, l'opinionista aggiunge: non ci siamo giurati amore eterno. Ci stiamo conoscendo e frequentando. Avendo un matrimonio alle spalle, ci vado con i piedi di piombo. Con Vincenzo sto bene e spero sia l'uomo della mia vita, ma non è nemmeno un anno che stiamo insieme. Chi se ne frega?